Il 30 luglio a Cornate d'Adda, in Villa Sandroni, avrà luogo questa particolare serata leonardesca nel nome del grande Leonardo da Vinci perché verrà presentato un documentario, un film su Leonardo da Vinci e, le sue, e sulle sue visite lungo il corso dell'Adda. Siamo con l'assessore del comune di Cornate. Che praticamente patrocina e organizza la manifestazione. Perché questa memoria con Leonardo da Vinci? Eh, in collaborazione con Pro ci tengo a dirlo, perché con Pro l'amministrazione sta vivendo questo, questo, questo territorio, questa nostra, queste bellezze. Abbiamo 5 chilometri di, di bellezze e Leonardo è stato da noi, ha passato. Questo, questo documentario è. È una storia raccontata da un collaboratore pro loco che vive tutti i giorni con, con le visite guidate e pensa come avrebbe potuto vivere Leonardo quel tratto, quel tratto di sé. E praticamente è stato ricostruito questo documentario fantasioso ma con, uh, con luoghi reali, con luoghi veri. Qui abbiamo anche l'attore la, che ha interpretato, interpretato Leonardo in questa, in questa circostanza. Noi è un grande, un grande vanto ricordare che Leonardo ha passato lì parecchi anni perché era ospite a Vaprio dai conti Mercideril, perciò passava l'estate a cavallo, a piedi, pensando, elaborando, e inventando, guardando il panorama della nostra Adda e siamo orgogliosi di questo. Invitiamo il 30 di luglio Villa Sandroni nell'ambito delle manifestazioni di tutto luglio in giovedì questi eventi e questa è a chiusura collaborazione ripeto con Proloco che festeggia i dieci anni quest'anno, perciò è un compleanno con tanti amici. Assessore, lei ha parlato di visite guidate, si possono visitare questi luoghi lungo l'Adda con delle visite guidate? Sì, perché noi abbiamo la grossa opportunità di avere due centrali, la centrale estera e la centrale Bertini, se vi collegate al, al sito della Proloco di Cornate tramite il Comune, eh, ci sono delle guide a disposizione e noi ogni anno, ogni anno facciamo parecchie visite, ma gente che arriva da tutta Europa. Oltre alle scolaresche locali. E adesso c'è questo importante appuntamento, lo ricordiamo, il 30 luglio a Villa Sandroni con la proiezione di questo film documentario, dove la parte di Leonardo da Vinci è interpretata dall'attore Ambrogio Ambros Panzeri. Panzeri. Sì. Eh. Eh. Come si sente nei panni di Leonardo da Vinci? <ride> Meravigliosamente da una parte, ma dall'altra insomma mi rendo conto che il personaggio era talmente affascinante, talmente che insomma, è stato un piacere per me quando la proloco mi ha illustrato il progetto così io recito, anche lei recita nella compagnia locale del nostro paese, Non lo sapevamo no? che l'assessore fosse anche attrice. Eh, ma adesso ho un po' mollato la birichina e, e quindi mi hanno chiesto di, se potevo impersonare il personaggio e con piacere, poi lavorando con eh, Pierluigi e sotto questo, come dicevo appunto Anna Maria. Eh, mm, questa idea di, di Stucchi Guido che fa parte anche lui della Proloco, abbiamo fatto rivivere Leonardo eh, come sarebbe oggi, cosa direbbe, eh, ripercorrendo naturalmente tutto quello che lui ha fatto lungo il fiume, i suoi studi e le sue idee sia per quel che riguarda le chiuse, i navigli e così. Comunque è, 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 è stato un lavoro che mi ha, eh, mi ha veramente entusiasmato e quando l'ho visto ho detto cavolo, è veramente un gioiello. È da vedere. Ecco praticamente il tratto: è un lungo tratto dell'Adda che noi piedi in considerazione perché si parte dall'Adda dall dall diciamo, dall dall quasi ovviamente. le Chese-Brianzola per entrare poi in provincia di Milano. Esatto, venendo su, partendo appunto, e, e da qui e sappiamo che l'Adda fa proprio un percorso molto difficoltoso di rocce, così no? E quindi sono stati creati questi navigli e lui già allora con, eh, era affascinato dall'acqua, Ha no? infatti, i suoi studi di, sul. L'acqua Leonardo, così già lui aveva progettato delle cose che poi sono state realizzate anche dopo. E comunque. Comunque, appuntamento il 30 appuntamento luglio: lo ripetiamo, Villa Sandroni, Cornate sandroni, Data Chi è Villa Sandroni. È la la sandroni, la la sandroni lo diciamo per biblioteca, sì, diciamo. Un palazzo, ed è una splendida villa con un parco bellissimo. Bellissimo, speriamo. Nella sulle rive dell'Adda? No, non è sulle rive dell'Adda, è in è località di Nago, che è una frazione di Cornate, però ci sono tutte le indicazioni e comunque è facilmente raggiungibile. Tanti auguri allora. Grazie. Grazie a voi.